compagni comunisti di qui, del villaggio di Incioleta, chiedevano proprio che i partigiani venissero a Incioleta, perché era la molla per voler a un certo punto anche loro dare il suo contributo e far vedere anche alle direzioni, specialmente la Montecatini, che gli operai non erano soltanto degli schiavi, ma volevano essere partecipi a questa liberazione che era imminente. Ma cantarono, io lo so dopo che inno era quello, era l'Internazionale, cantarono l'Internazionale a quei tempi, non venne nessuno a reclamare, a fare qualcosa, perché erano dei minatori bravissimi, bravi lavoratori, che erano Montecatini, che conveniva tenerli, capito? Perché loro dovevano morire in miniera, avevano preso, non ne potevano cantare, ne potevano vedere, perché dicevano che erano comunisti, un po' erano. Successe che vennero i partigiani e si sentiva ancora più liberi di prima, allora si cominciarono a formare dei gruppi in modo che salvaguardassero la miniera, perché dicevano i tedeschi in ritirata avrebbero fatto dei danni, per salvarsi il lavoro. Però vennero una mattina e ci presero tutti. Vi racconto quello che è. La mattina erano verso le 4 o le 5. Si sentese passare come un muglio, come un apparecchio. Allora dissero, dice, Madonna, dice, passa un apparecchio, Maria Santissima, dico, che sarà successo? Mio marito era venuto a letto, faceva il turno. Allora io mi affacciai e dissi, dico, Guido, dico, Madonna, qua giù, dico, che c'è? Mi affacciò, disse, Maria Santa, c'è, che è successo? Ma era a letto, era venuto allora, era venuto. Dice, sia che gli pare, tanto dice, noi come Dio, non ho fatto niente. E non era. Allora seguito a star letto. Venne uno, mi chiappò il marito, questi fascistoni, e lo portò via. Allora lui mi disse, dice, signora non abbia paura, che tanto il suo figlio, il suo marito, dice, lo rimandiamo, dice, non ha mica fatto niente. E io, sa, mi misi un po' a piangere, mi sta qua. E un altro mi buttò via tutta la roba dell'armadio e del canterano, per vedere se trovava una metraglia, col fucile, insomma, una pistola, perché erano. Guardi, che io dico, non c'ho niente, dico, gli dato le chiavi. Insomma, per fargli la corta, vennero e dissero, venite tutti al dopolavoro, gli uomini. Io c'avevo un babbo che aveva più di 55 anni. Però poi confrontarono, io non so se avevano le liste, che guardavano la miniera, questi uomini. Sera ci presero verso le 3, le 4, così. Ci portarono tutti davanti al dopolavoro, venuto lì in cima all'incrocio delle strade, c'era il palazzo grande. E ci inquadrarono tutti lì, pochi di sopra al muricciolo e un pochi di sotto al muricciolo. C'era tre mitragliatrici, c'era. E sarà tutti lì, si aspettava, chissà che succederà. Si pensa sempre al meglio, dico, l'avranno portati in Germania a lavorare da qualche parte, no? Dagli il pane, calzini, sì, insomma, panni del cambio. Sì, sì. Se no la popolazione si sarebbe riportata. Che si facevano portare via mariti con figli e con tutti. Sì. Li rimandavano a casa col dire che noi non pensassimo a quello che doveva succedere. Poi non si rivedono più. Io lo vedi uscire di casa e poi non ho visto più. L'uomo non ci rimasero niente, perché chi babbo e figlio, tu figli e babbo, sono stati parecchi, tutti morti. Quando vennero in casa da noi per vedere se c'era uomini e armi, c'era un fascista in tedesco, con le armi puntate a me e alla mia sorella, buttarono via il materasso in terra, si aprirono il terrazzo, dietro le porte, l'armadio, per vedere le armi, non ci c'era niente. Buttarono la porta, vennero due fascisti e fecero alzarmi babbo e lo portarono via. C'aveva un fratello in casa, ma lui era in un'altra camera, non lo videro. Dopo partiti loro, noi si rinchiuse là dentro questo ragazzo, si mise dentro questo stanzino, davanti alla porta ci si mise un armadio. È stato parecchio là. Questa Marietta, la finestra, perché ci fecero chiudere tutte le finestre.
E questa Marietta dalla finestra vide proprio quando il Barabissi Bruno uscì da dopo, prima le presero, le portarono dentro al dopo lavoro e sentivano le urla che le picchiavano, non so che gli hanno fatto. Poi per far vedere a quelli che erano tutti schierati alla dispensa, questo Barabissi che quando uscì da dopo lavoro era mezzo andato, io che gli avevano fatto non so. E allora dettero un colpo di fucile come per impaurirli questi poracci che erano messi tutti in fila. E poi presso lo rimisero nel dopolavoro e lì botte. No, dice fermi, fermi, che dice c'è la nota, c'è una nota. La nostra nota. Allora, si tette lì il pezzo, fino quasi ne sarà stato le sette, sette e mezzo la sera. Poi allora ci presero tutti in colonna, tutti insieme, tutti giù, a due per due. Quando li portarono via Cocami, pensa al mio papà, perché l'avevano tutti lì, ha detto non vi muovete, non scappate quando vi si porta via. Dice perché le vostre famiglie si fucilano, si ammazzano. Quando dice il mio babbo fu a Martinozzi, questo particolare tutti lo sanno, che c'era i cami che le aspettavano per portarli a Castelnuovo, il babbo gli scappava a fare la pipì, andò nella macchia a fare la pipì. Quando ritornò i cami erano già avviati, fece una corsa, una decina di metri più di corsa per prenderli, per risalirci sopra. E gli dissero, mamma Marino, ti potevi essere salvato. Ho preso tutti i pantienchi, quello magari io non è che ne sapevo dove erano perché non facevo parte di quella, di quei servizi. Ma fui preso anch'io. Fui preso insieme a tutti gli altri poi che hanno ammazzato e poi ci portarono a Castelnuovo. E a Castelnuovo fecero una selezione, come selezionato a Castelnuovo. Siamo tutti insieme chiusi dentro a un teatro, al teatro di Castelnuovo. Ah. Poi entrò un maresciallo il giorno, perché si arrivò la sera. Si arrivò la sera tardi del 13, il giorno poi, la sera del 14, rientrò un maresciallo e chiamò, poi ci facciamo un appello, una chiamata, diciamo un appello. E man di mano chiamava, tutti quelli chiamavano le schierava da questa parte. E noi siamo tutti schierati da parte di qua, tutti quanti. E man di mano chiamavano e metteva tutti là. Finito l'elenco, quelli che si rimase dalla parte di là ci dissero. Quelli da classe del 14 al 27 che non sono stati chiamati, alzate la mano. E fra quali c'ero anch'io. E gli altri, che non erano di quella classe, di quella leva, le spostarono prima giù, sicché erano quelli vecchi, proprio vecchi vecchi. E ci divisero in tre gruppi, con la promessa di rientrare a casa. Siccome dicevano che i mezzi di trasporto non c'erano, c'aveva un camion solo, mi si riporterà a casa un gruppo per volta, quello che poi non successe. Allora, prima uscirono quelli di 77, quelli che furono uccisi. Io la sera alle 7 ero a letto perché stavo male e incominciai a urlare a letto, che vedevo il sangue. Era mia mamma, sai, mamma non mi teneva ferma, mamma, mamma, io facevo. Vedo il sangue, era verso le 7. La sera del 13, del 14, venne uno e disse, un prete, e disse, dice, sa, dice, non piangete, dice, che tanto c'è vostri mariti, come dì, non tornano più, ce l'hanno cucinati. Andò a vedere che fine avevano fatti questi uomini, perché non si era saputo niente, era tre giorni che erano andati via, capito? A piedi, dormirono per poderi, per la strada, arrivarono a Castelnuovo, il sepolcro di questo strage, a Castelnuovo, a piedi andarono, due giorni ci misero, e andavano a vedere che fine avevano fatto, e quelle donne, poverine, all'ospitale, le disse, guardi, sono stati ammazzati. Andammo a vedere, trovammo tutte queste salme, uno sopra l'altro, giù, in una buca. Perché non si sapeva allora, perché erano tutti uno sopra l'altro, tutti cotti dai c'era i, come si dice, i soffioni, ha visto tutti scoperti, lei se parlava mica si sentiva, ci siamo andati ancora noi, perché era tutto un rumore lì,
Caprara erano morti tutti sopra in quel modo, erano tutti mezzi frarellati, che poco la pala, li misero, li presero così su carri delle bestie. Il mio babbo ci si mandò una a riconoscerlo, per vedere, infatti gli mancava mezza testa. Il berretto ci portò mezzo berretto, poi ci portò il pezzetto della giacca qui sotto, che per riconoscere che era la sua giacca, gliel'hanno messa nel davanti, perché davanti era tutto aperto. Lei mamma mi teneva per mano, perché sennò so cosa facevo. Ecco. Per me, me lo porto tuttora dietro. La nicciolina pugna, tutti si piangeva e non c'era rimasto niente di ove, eravamo tutte donne mezze sgangarate, che non eravamo più buona a fare niente, chi da destra, chi a sinistra, non ci rimase più nessuno. Poi si uscì noi e ci richiusero in una stanza del comune e poi uscirono quelli, poi mandarono via quelli che dovevano rientrare a casa, i vecchi, e le mandarono a casa a piedi. Gli altri erano armati, sicché le presero, le interrogarono, le massacrarono perché si sentiva urlare, si sentiva frecciare, si sentiva lamentare questi poveri uomini. E poi verso mezzogiorno che non ci furono. Un calabro venne lì che chiese a questo maresciallo chi c'era, una persona che l'aveva fatto del bene o qualcuno che l'aveva fatto del male in questo passato di guerra. In queste file avesse scelto. Allora Calabro disse questo, che era uno di quelli già chiamati per essere fucilato. Cioè questo dice, sputò in faccia ai mogli 5 anni fa. Allora era nel mezzo alla fila, lo prese, lo portò in fondo e gli disse, sarà passato per le armi, che io coscientemente non sapevo nemmeno cosa voleva dire. Tanti di quegli insulti, di quel poi accidente quando non hanno ammazzato anche voi, e dovevamo farla finita, e tutte queste cose. Tutte. Poi successe che ci dissero, guai, siete 21, se qualcuno scappa di voi, 10 si fucila. Si arrivò a Galluzzo, ne mancava 4. Si misero subito in fila. Questo era quasi libero. Venne una signorina, io ero con un altro ragazzo, un amico mio, che si è Venezuela, ci pregava di seguirla. Proprio ci pregava, venite con me, vi portano in Germania. Ma noi dalla paura non si usciva a sapere come fa. Che veloce ci ammazzano, poi li ascoltano con gli altri, come si fa, come non si fa. E poi ci si ritrovò tutti insieme. Restate 3 giorni rinchiusi a Firenze, Santa Maria Novella, rinchiusi come prigionieri proprio, dopo l'eccidio. Poi ci caricarono in questi treni da bestiame e ci portavano in Germania. Sera vicino a Norimberga. Tutto dimenticato. Certo che ce l'ho presa a farlo, ora erano i gabbioni, ben tutti cambiati, sembravano che andassero un giro di nozze. E noi lì a piangere, ma poi che hanno fatto? Dopo poco ne scarceranno una a destra e una a sinistra. Tutto dimenticato.